Se avessi 53 minuti da spendere, camminerei adagio verso una fontana. Dal Piccolo Principe. Benvenuti in Fuori Tempo. Anche quest'oggi tantissimi gli argomenti e tantissimi gli ospiti. Incontreremo subito Fabio Pandiscia, ci parlerà di comunicazione, in particolare di PNL. Ci sembra di saperne già qualcosa, ma con lui capiremo meglio di che cosa si tratta. Questa tecnica che riesce ad inquadrare meglio anche alcuni aspetti della nostra personalità. Ci sposteremo nella farmacia Sant'Anna di Genova, come sempre incontrando frate Ezio Battaglia e i suoi consigli naturali per il benessere fisico e mentale. Scopriremo insieme a lui di che cosa ci parlerà oggi, non vi svelo nulla. E poi ascolteremo l'opinione sul fatto della settimana del nostro direttore Stefano Campanella. Nella seconda parte, nel secondo tempo dedicato al non ancora, parleremo di unità 360 gradi, oggi in particolare poi giornata in cui gli innamorati e l'amore si festeggia, il giorno di San Valentino. Con Re di Magenzani appunto scopriremo un amore davvero grande, ampio. E poi con padre Andrea Panont, sempre sull'amore, questa volta scandaloso di Dio, ci soffermeremo. Chiuderà il nostro tempo l'amico Andrea Torquato Giovanoli con il Vangelo di Maria, i misteri vissuti nella vita di oggi. Partiamo subito incontrando l'ospite in collegamento Skype già pronto e a proposito di comunicazione e di linguaggio non verbale, Thomas Eliot diceva: la vera poesia può comunicare anche prima di essere capita. Benvenuto Fabio. Buonasera. Allora, vogliamo capire un po' di più di che cosa si tratta, questo linguaggio del corpo. Qualcuno dice non si ha mai una seconda occasione per dare una prima buona impressione, quindi impressione. È indispensabile curare proprio bene questa fase iniziale. Esatto, esatto. Perché la prima impressione generalmente è quella che poi continua ad aleggiare nella mente del nostro interlocutore, ma magari ci possiamo anche comportare in maniera impeccabile. Se però abbiamo sbagliato quella prima impressione, bisogna sudare un bel po' prima di poter recuperare lo svantaggio perduto, soprattutto nei confronti di persone particolarmente ottuse che si fanno un'idea e tendono poi nei minuti e nelle ore, a volte anche nei giorni seguenti, a mantenere l'idea di questa persona perché secondo loro è fatta in questo determinato modo. E beh, insomma, è difficile dopo togliere la prima impressione negativa. E infatti tu, che poi sei esperto, potrai sicuramente consigliarci quali sono gli errori da evitare, soprattutto quando si entra in contatto con i nostri interlocutori, magari in un primo incontro o anche in un secondo. Ci sono degli errori che vanno evitati, ce li puoi suggerire, darci qualche dritta? Dipende, non è che esistono delle tecniche universali, molto dipende dalla persona che abbiamo davanti, quindi ogni persona è un caso a parte. Possiamo parlare di cose banali come la stretta di mano, ad esempio, che è meglio darla in maniera paritaria, cioè tutte e due sullo stesso piano, mai mostrare il palmo rivolto magari verso il basso, perché tende a manifestare un comportamento dominante nei confronti dell'altra persona, che magari si sente sotto un punto di vista, sotto un piano di sottomissione. E invece quando si tratta di sguardi, cosa è meglio? Guardare dall'alto verso il basso o il contrario, oppure mostrare... Ma lo sguardo deve riuscire a vagare all'interno del viso. Ci sono persone che costantemente pensano che bisogna guardare in viso,
in maniera fissa, ferma, Negli decisa, ma occhi, io magari. negli occhi, ma io penso che una persona che parli sempre in una maniera fissa sia un alieno, perché è impossibile riuscire a concentrare lo sguardo. Magari lo usiamo quando facciamo ipnosi o tecniche di ipnosi, riuscire a concentrare lo sguardo più sul centro della fronte, però in genere è bene vagare lo sguardo tra un occhio e l'altro e senza fissarsi troppo su un particolare, perché molte persone, ad esempio, guardano la bocca, o molte persone guardano fisso negli occhi. Riuscire a vagare all'interno del viso è la cosa migliore. Magari distogliere lo sguardo ogni tanto, poi ritornare nell'interlocutore. Questo mostra, insomma, anche attenzione nei confronti di chi ci parla, ma è sempre lo stesso il modo di comunicare, voglio dire, o dipende dalla persona che abbiamo di fronte. Dipende dalla persona che abbiamo di fronte, dipende molto dalla persona che abbiamo di fronte, perché sì, esistono delle macro generalizzazioni. Ad esempio, la PNL sembra brutto dire messo in categorie, però il termine più giusto sarebbe questo: ha messo tre tipi di categorie, il visivo, l'uditivo e il cinestesico. Sono persone che generalmente hanno uno stile di comunicazione differente. Ovvio, tutti noi siamo tutti e tre, siamo sia visivi, sia uditivi, sia cinestesici, però è prevalente in ognuno di noi un canale preferenziale. Ad esempio, il visivo generalmente è portato a dialogare portando lo sguardo più verso l'alto e a parlare in maniera abbastanza veloce, frettolosa, con i gesti abbastanza plateali verso l'alto. Usa predicati e aggettivi legati alla vista, tipo è chiaro, è limpido, è chiaro che, cioè tutta una serie di aggettivi e predicati legati a terminologie visive. Un esempio classico potrebbe essere il bonolis della situazione, ad esempio. Infatti, rende molto bene l'idea. Parlavi di PNL, vogliamo spiegare di che cosa si tratta? In un certo periodo è andata anche molto di moda, tutti pensavano di conoscerla molto bene, in realtà forse nessuno l'usava per quello che era realmente. Sì, ultimamente poi è uscita proprio fuori dagli schemi degli stessi ideatori, perché la PNL, la programmazione neurolinguistica, è nata all'inizio degli anni 70 dal genio di Bandler e Grinder, che hanno praticamente usato delle tecniche che si usavano in psicologia, tratte da Virginia Satir per quanto riguardava la terapia della famiglia, da Milton Erickson, che era un grande ipnoterapeuta, e da Fritz Perls, che era il fondatore della Gestalt in pratica. E sono tecniche di comunicazione che funzionano molto bene, e da qui e dal loro studio è derivato infatti il metamodello, cioè tecniche di comunicazione veramente efficace che riescono a estrapolare veramente dall'interlocutore che abbiamo davanti tutte le informazioni necessarie che poi possiamo usare per vendere, possiamo usare per rapportarci meglio agli altri, eccetera. Ultimamente, certo, queste tecniche sono state un po' stravolte anche da tante persone che ci hanno messo dentro cose che non hanno neanche ideato gli stessi fondatori. Abbiamo ad esempio la classica camminata sui carboni ardenti, c'è gente che fa esercizi facendo passare i partecipanti al corso sul ponte tibetano, cioè tutte cose che non c'entrano niente con l'origine della PNL. Si può essere perfetti nella comunicazione, tu soprattutto che fai questo mestiere, quando ti ritrovi di fronte a qualcuno che ti parla, con cui interagire, ti rendi conto se è ormai arrivato alla perfezione o comunque gli trovi sempre qualche difetto? Perché comunicare con te poi risulta anche difficile per chi sa chi sei e cosa fai. No, forse anche per questo che ho pochi amici, perché molto spesso, conoscendo anche il linguaggio del corpo, riesco a capire bene quando dicono una bugia o no. Questo forse è un problema che hanno tutti, scoprire la persona, se la persona che si ha di fronte mente, no? Sì, è la cosa che interessa a tutti. I nostri corsi sul linguaggio del corpo sono improntati proprio a questo. Le persone partecipano proprio per sapere se l'altro riesce a mentire o meno.
Il difficile non è sapere poi se l'altra persona mente o no. In 2 giorni di corso, sono 14 ore, si riescono benissimo a sapere quali sono tutte le tecniche per riuscire a svelare una menzogna, si riesce a riconoscere una microespressione in un quindicesimo, in un 35esimo di secondo. Sono tutte cose abbastanza semplici. Il difficile è riuscire a capire perché l'altra persona sta mentendo, riuscire a capire perché ci ha dato quella particolare microespressione, magari di paura o di rifiuto o di disprezzo. Il difficile sono altre cose, non è difficile scoprire quando mente la persona. Certo è che con queste nuove tecnologie, comunque i social che tanto aiutano poi a comunicare anche a distanza, è difficile capire se un'altra persona mente. C'è un modo anche lì per scoprirlo? No, sullo Lì scritto non è molto esiste il più linguaggio del lì corpo. no, lì non c'è, non mi potrei basare su niente. Però potrebbe essere una pausa, dei puntini di sospensione, Ma un... frequenti lapsus e pause nel linguaggio verbale potrebbero sottendere un qualche cosa che magari viene nascosto. Ci sono molte tecniche per riuscire a capire quando una persona mente, perché magari una di queste è una leggera asimmetria del corpo, cioè quando una persona è sincera, il sorriso è simmetrico, cioè abbiamo il sorriso praticamente è simmetrico e delle tipiche rughe a zampa di gallina sul contorno occhi. Quando non ci sono queste rughe a zampa di gallina intorno agli occhi, ma abbiamo solamente un sorriso, il sorriso generalmente non è sincero, quindi magari è fatto per compiacere la persona, per questioni di circostanza, in quel caso non è sincero. E tutte le volte che non abbiamo questa simmetria, ma abbiamo una simmetria, ci potrebbe essere qualcosa che il nostro interlocutore potrebbe nascondere, che ne so, un'alzata di spalle asimmetrica, una rotazione magari del polso asimmetrico, espressioni di microespressioni di paura o di disgusto che non sono molto simmetriche, potrebbero potrebbero far sottendere che sotto c'è qualche cosa che l'altra persona non vuole dire oppure che ci sta nascondendo. Comunque, quindi andare cauti e magari ecco, dubitare un po' di più. forse le persone di una certa età le zampe di gallina ce le hanno sempre, anche E quando infatti sulle persone mentono. anziane è molto più difficile riuscire a leggere una microespressione, proprio perché le rughe ci potrebbero confondere e portare fuori strada, ma non è impossibile. Perfetto, tu hai scritto tantissimi libri, lo dicevo anche all'inizio, e ti si può trovare anche su internet perché hai una tua pagina. Vogliamo ricordarla, Fabio? Così magari qualcuno che è La interessato può pagina contattarti. dell'azienda è www.formaementis.net e a breve sarà anche disponibile il nuovo sito fabiomandiscia.it con un blog sulle microespressioni apposta dedicato a questo argomento. E poi ti si può trovare anche su Twitter, io l'ho Su fatto in questo modo. Twitter siamo seguiti da molte persone, anche in America, in Messico abbiamo quasi 100, siamo arrivati ad oggi a 158.000 persone, 158.000 follower, almeno la mia pagina. E poi abbiamo persone che ci seguono anche all'estero, la cosa mi fa molto piacere. Intanto ti facciamo tanti complimenti, tanti auguri anche per il futuro, per la tua professione e possiamo sottolineare questa frase che poi ho preso dalle tue pagine in internet, è la forma mentis che fa la differenza. E questo magari ci Assolutamente. aiuterai tu a scoprirlo, magari in un nostro prossimo incontro. È la base anche della PNL, perché la PNL non è una serie di tecniche di comunicazione o tecniche di psicologia, è soprattutto ed essenzialmente un atteggiamento mentale. Generalmente Perfetto. diverso, perché ecco, è l'atteggiamento mentale diverso a volte ci aiuta a risolvere molti, molti dei nostri problemi. Però so che sei un appassionato di linguaggio del corpo e poi è venuto anche fuori in questa nostra chiacchierata. Certo, assolutamente. La prima cosa è quella. Allora, È la cosa su cui sono basati poi i miei libri. la prossima volta, invitiamo tutti a leggerli, magari ecco, possono scoprire qualcosa in più anche di se stessi. La prossima volta che ci risentiamo, magari ti strappiamo anche questa promessa, ci dirai, magari prendendo in esame me, che cosa c'è che non va nel mio linguaggio del corpo. Se puoi vuoi venire al nostro prossimo corso, sarà il 21 e 22 febbraio a Rieti, sarai ospite gradita. E così ti posso anche vedere dal vivo perché lì sarebbe meglio, altrimenti i gesti non riuscirei a coglierli. Vabbè, grazie, vediamo di fare il possibile. Quindi ricordaci, 21 e 22 febbraio a Rieti, il tema dell'incontro.
Linguaggio del corpo e microespressioni, lo ripeteremo poi ad aprile, il 4 e 5 aprile, per chi vuole c'è un numero verde, 800 032 882, per chi si vuole iscrivere può usufruire del numero verde gratuito, non ci sono problemi. E allora, ti facciamo tanti auguri, magari con la speranza, anzi la Grazie. certezza di risentirci, ti facciamo Come ancora tanti complimenti, grazie Fabio, alla prossima. no? Grazie a voi, arrivederci. Grazie a te, ciao. E adesso seguitemi, vi porto nell'erboristeria Sant'Anna dove ci aspetta frate Ezio Battaglia con i consigli naturali. Eccoci qua, ciao frate Ezio, bentornato. Ciao Anna Maria! Le Un'ape ci salverà, vero? api ci salveranno se noi riusciremo a mantenere le api, perché tante malattie delle api sono anche causa nostra. Quindi, però le api sono molto utili, come avevamo già visto, e tra i prodotti che noi utilizziamo delle api c'è il polline, che ovviamente non viene prodotto dalle api, ma viene raccolto dalle api. È una polverina gialla, noi sappiamo che può dare qualche allergia e quindi non deve essere utilizzato da chi è allergico. Ma è un peccato perché le proprietà del polline sono davvero tante. Aiuta a rafforzare le difese immunitarie, stimola l'organismo e lo aiuta a prevenire le aggressioni microbiche, lo regolarizza, lo riequilibria, ma dona anche forza ai convalescenti, alle persone affaticate, indebolite, alle persone addirittura intossicate. Insomma, un valido rimedio, addirittura lo è anche il veleno delle api. Certamente, il veleno delle api sicuramente è un valido rimedio, anche se è un po' discusso. Il veleno delle api è molto utile per la sua azione antinfiammatoria, quindi può venire usato appunto dove ci sono dei dolori, nella cura dei reumatismi, nella cura dei dolori articolari, sia mischiato a delle pomate, quindi utilizzato per uso esterno, sia iniettato direttamente nella parte. Ovviamente in questo caso ci vogliono persone molto preparate e come dicevo l'utilizzo è un po' dubbio. Alcuni dicono che è molto valido, ma altri lo mettono un po' in dubbio anche perché ha delle controindicazioni. Chi ha particolare sensibilità potrebbe avere anche degli shock anafilattici, allergici. Sappiamo a volte che le punture di api danno dei problemi. Però, diciamo, in certi casi viene utilizzato perché appunto ha questa azione antinfiammatoria molto marcata. Un'ultima cosa che le api ci donano è la cera. Tutti conosciamo la cera, ma già come viene formata è qualcosa di meraviglioso. Pensa che la cera viene prodotta dalle api che hanno un'età compresa tra i 12 e i 17 giorni. Deve essere prodotto solo quando l'alveare si trova a una temperatura tra i 33 e i 36 gradi. Quindi già sono condizioni molto molto particolari. A cosa serve la cera alle api? Alle api lo usano per fare dei favi, dove vengono cresciute le larve e dove vengono depositate il miele e il polline. A noi invece a cosa serve? Perché A io noi, ricordo la cera d'api anche per certo, pulire mobili di legno. è un ottimo protettore, quindi può venire usato per ricoprire i mobili di legno. Ovviamente lo sappiamo, viene utilizzato per costruire le candele, ma molto utilizzato anche per preparare creme ed unguenti, specialmente una volta. Praticamente cosa si fa? Si prende un estratto oleoso di un'erba tipo la melissa, faccio un estratto oleoso di melissa, cioè metto le foglie di melissa nell'olio. Poi per rendere l'olio cremoso ci aggiungo della cera fusa e il tutto forma un unguento che quindi non è liquido da scivolare da tutte le parti, ma neanche solido come la cera che non può essere spalmato. Veramente la cera è anche utilizzata in campo industriale per fare ad esempio degli stampi o cose di questo tipo, però normalmente adesso l'utilizzo della cera più che altro per fare le candele, raramente utilizzato per altre cose perché è piuttosto costosa. Non so se ti è mai capitato di avere in mano della cera vergine. La cera vergine è praticamente ottenuta dalla fusione della cera delle api, che sono delle piccole lamelle, in acqua calda, senza nient'altro. Si forma appunto dei panetti di cera molto odoroso, molto aromatico, facilmente modellabile, infatti basta la temperatura delle mani per poterlo modellare ed è anche molto piacevole da annusare, diciamo. Se si fanno candele con questo tipo
cera, veramente si crea anche un odore nell'ambiente molto molto piacevole. Quindi per la cura del corpo consigliata è una crema a base di cera d'api, giusto? Perché è anche Cera antietà. d'api, diciamo no, la cera di per sé non ha veramente una funzione antietà, quello ce l'ha più che altro il polline. Il polline, diciamo, rallenta l'invecchiamento della pelle o comunque della persona. La cera più che altro è un componente degli unguenti che rendono pastoso l'unguento. Olio Perfetto. e cera normalmente negli unguenti hanno questa funzione, ma poi bisogna inserire, diciamo, dei principi attivi che può essere appunto, che so io, la camomilla, che può essere la melissa o altre erbe che vengono utilizzate a seconda del tipo di problema che si ha, la lavanda, eccetera. Certo. Perfetto, bisogna essere davvero preparati per curarsi in questo modo con tutte queste erbe naturali e questi, adesso stiamo parlando del miele, quindi delle api, insomma, non andare a Certo, cercare la certo. cera perché non siamo dei mobili, piuttosto va Certo. composto questa crema da mettere sul viso, evidentemente. Siamo fuori Esatto. tempo, in effetti, vorremmo essere oltre il tempo, noi, soprattutto noi donne, quindi essere preparate anche a curare il nostro corpo. Fratezio, abbiamo chiuso la parentesi dedicata alle api o abbiamo qualcos'altro da aggiungere? No, io direi che possiamo chiudere, abbiamo detto tante cose anche la volta scorsa Esatto. riguardo appunto gli altri prodotti dell'alveare, direi che per quanto riguarda le api abbiamo detto abbastanza. E poi affidiamoci sempre a te, a Frate Ezio, un consiglio che diamo a tutti coloro che ci seguono, ricordando l'indirizzo che è erboristeriadefrati.it, preceduto da info chiocciola. Il sito è lo stesso, quindi tante sezioni, già lì si possono scoprire tanti consigli e suggerimenti. E poi c'è un contatto diretto proprio con te, Fratezio, che rispondi. Anche se tardi, lo Certo, ci sottolinei sempre, sono. però rispondi. Certo. Io, magari qualche mio collega, a volte se non ci riesco, sul sito trovate anche delle ricette con unguenti anche a base di cera. Quindi, se siete curiosi, potete andare a cercarli. Perfetto, cominciamo subito dopo averti lasciato e salutato e ringraziato. Ciao Anna Maria, grazie. Ciao, fratezio. E anche oggi in Fuori Tempo diamo il benvenuto al direttore Stefano Campanella. Ciao Grazie, Stefano, ben ciao. trovato. Non vorremmo mai sentir parlare di guerre, e soprattutto non vorremmo mai parlarne noi. Di Padre Pio TV, purtroppo è il caso di parlarne. Per adesso ne parliamo come una possibilità che speriamo possa essere scongiurata, però purtroppo ne dobbiamo parlare come di una possibilità perché abbiamo due nuovi grandi focolai che impensieriscono l'opinione pubblica, ma che preoccupano i leader, i quali se da un lato fanno ricorso all'arma principale per eccellenza per evitare poi di passare all'arma quella vera, cioè quella che uccide, vale a dire l'arma principale d'eccellenza è la diplomazia. Quindi se da un lato stanno mettendo in atto tutte le iniziative diplomatiche per evitare che questi focolai, che comunque sono di violenza, una violenza tuttora esistente, diventino l'occasione per conflitti molto più grandi. Però il rischio c'è perché purtroppo la prospettiva, almeno in un caso, non sembra garantire degli sbocchi verso la pace. E parlo in particolare di quello che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi, cioè di una notizia ancora non confermata da un atto ufficiale, secondo cui Barack Obama si preparerebbe a chiedere al Congresso americano di essere autorizzato per una guerra preventiva, e questo non accadeva da dopo l'11 settembre 2001, contro l'ISIS, contro il califfato, perché ormai dopo l'uccisione della cittadina americana, della giovane cittadina americana di appena 26 anni, ma soprattutto dopo una sorta di incrinatura all'interno del mondo islamico, perché la Giordania non ha digerito non solo la morte, ma quel tipo di morte inferta
al pilota Giordano che era stato catturato. Allora forse Obama ha capito che questo è il momento di mostrare i muscoli e ci auguriamo che sia quella del far circolare la notizia prima dell'atto ufficiale, una sorta di tentativo di far riflettere la controparte in maniera tale che si possa evitare poi di passare dalla minaccia, quale è questa notizia, all'azione militare vera e propria. L'altro aspetto, quello dell'Ucraina, potrebbe avere qualche spiraglio positivo. Il condizionale d'obbligo, solo stanotte capiremo se l'accordo raggiunto che prevede appunto dal 15, ma se in Italia saranno le 22 del sabato, il cessate il fuoco e poi entro 19 giorni la liberazione di tutti i prigionieri di entrambe le parti, qualunque sia il numero, se questo si tradurrà in un fatto reale. Intanto le dichiarazioni dei quattro leader, cioè Putin per la Russia, Poroshenko per l'Ucraina e poi i due mediatori, Hollande e la Merkel, sembrano contrastanti. C'è Putin che dice che è stato raggiunto un accordo sull'essenziale, Hollande che parla di speranza, che ha parlato di speranza, però ha aggiunto resta molto da fare. La Merkel catastrofica ha detto di non farsi illusioni e poi c'è Poroshenko che dice che non ha concesso né lo statuto federale, non ha concesso la propria adesione né allo statuto federale né all'autonomia per le regioni dell'est dell'Ucraina, quelle in cui ci sono appunto le minoranze russe. Quindi probabilmente questo essenziale è limitato al cessate il fuoco e allo scambio dei prigionieri che vedremo se si realizzerà. Se si realizza questo capiremo che c'è una volontà politica di raggiungere un accordo che va definito, va discusso, va limato e va raggiunto, ma se non c'è la volontà politica, cioè se il cessate il fuoco non ci sarà, se lo scambio dei prigionieri non ci sarà, temo che anche lì purtroppo prima o poi la scintilla potrà determinare l'esplosione. Noi speriamo di non parlarne più, o comunque di parlare sempre di queste cose, ma in termini in positivi, cioè termini speriamo che positivi, l'una e l'altra delle sì. iniziative portino a far ragionare chi ha la possibilità di farlo, prima che sia troppo tardi. Questa è l'opinione del direttore, è molto utile questo spazio anche per aprirci un po' la mente, in questo senso. Quindi ti ringraziamo e ti ritroviamo la prossima settimana sempre in fuori tempo. A fra Grazie. 7 giorni. Grazie.